Quanto siamo influenzati dai film e dai cartoni animati? Questa è la domanda che mi sono posto nei giorni passati e sono giunto ad alcune considerazioni. Noi siamo influenzati principalmente da due aspetti, ovvero dai personaggi e dalle ambientazioni. Per quanto riguarda i personaggi, fin da bambini abbiamo tentato di emulare i nostri eroi che vedevamo sullo schermo. Ad esempio, io per un periodo, ogni volta che mi dirigevo verso qualcuno che conoscevo, me ne uscivo sempre dicendo: stavate parlando di me? Oppure tentavo di emulare l'onda energetica, oppure i gesti con la mano per fare la tecnica della moltiplicazione superiore del corpo, proprio perché pensavo di entrare nel loro mondo e di farne parte pure io. Ovviamente questo credo riguardi anche il mondo del cosplay, perché nel momento in cui ti travesti in uno dei personaggi che tu hai a cuore è perché o ti ci rispecchi o hanno caratteristiche fisiche, comportamentali o capacità che vorresti avere. E a me capita spesso, perché nelle opere che vedo finisco sempre o per rispecchiarmi o mi motivano a fare qualcosa. E ritiro fuori sempre nel discorso Saitama, che anche se è un semplice personaggio di un anime, ha influenzato tantissime persone nell'iniziare ad allenarsi. Ma ovviamente questo è avvenuto anche con un Goku o con un qualsiasi altro personaggio che, puntata dopo puntata, deve diventare sempre più forte per sconfiggere il nemico di turno. Stessa cosa ovviamente la possiamo ritrovare anche nel mondo femminile, con centinaia di migliaia di bambine e nonna che si impersonificano nella principessa di turno. E questo penso sia uno degli aspetti più belli, perché nel momento in cui un personaggio si lega così tanto a noi, vuol dire che l'opera è fatta bene. Per quanto riguarda invece le ambientazioni, voglio parlarvi di cineturismo e cartoniturismo, che a differenza del primo termine non esiste, ma che ho coniato per l'evenienza. Praticamente questa forma di turismo è influenzata da queste opere, ovvero è pilotata dalle ambientazioni reali delle suddette. Ad esempio, un paio d'anni fa sono stato a Londra e c'era una fila infinita per fare la foto davanti al celebre muro che nel film Harry Potter e la Pietra Filosofale rappresentava il passaggio tra la stazione di Londra e il binario 9 3/4, cosa ovviamente avvenuta perché quelle persone avevano visto Harry Potter e per un secondo volevano sentirsi come il protagonista. Quindi ovviamente non credo mai succeda una cosa del genere alla stazione Tiburtina di Roma, perché non è di alcun interesse, anche se entrambe sono solo stazioni. Ovviamente avevo intenzione anch'io di fare la foto, non ci sono riuscito. Ci voleva troppo. Questo tipo di turismo è l'alternativa al vado a vedere 275.000 musei, non ho capito un cazzo, ma faccio il finto acculturato di sta minchia per far vedere agli altri con quoziente intellettivo più alto del loro. Ovviamente non sto denigrando il classico turismo, altrimenti sputerei nel piatto in cui mangio, ma con una visione a 360 gradi si può dare valore anche ad altro. Voglio prendere come esempio adesso la scalinata del film Joker, che grazie a questo ha fatto diventare una semplice scalinata poco frequentata e malfamata nel Bronx, centro di interesse turistico con migliaia di visitatori che vengono solo per scattarsi una foto. Ovviamente tutto questo ha avuto un impatto positivo in quanto il numero dei turisti è aumentato, negativo invece in quanto i residenti lo considerano come una mancanza di rispetto, soprattutto perché non ne vedono un vero e proprio beneficio per la comunità. Ma questo secondo me dipende tanto da quanto la comunità ha fatto per trarne beneficio, perché nel momento in cui non viene fatto niente è normale non trarne niente. Un altro caso sicuramente meglio riuscito riguarda il film d'animazione Frozen, dove c'è stato proprio un tentativo di valorizzazione di quei luoghi, come ad esempio la città di Ardenal, perché ovviamente riprende luoghi, cultura e folklore norvegese. Altro caso emblematico riguarda la serie TV Game of Thrones, che è ambientata in 1000 posti differenti, dalla Spagna al Marocco, dall'Islanda alla Croazia all'Irlanda, mostrandoci in altre vesti luoghi realmente esistenti. Adesso ve la voglio buttare lì. Non vi sarebbe piaciuto nella quinta stagione stare all'interno dell'arena del Mirin? Bene, potete tranquillamente andarci, perché si tratta dell'arena di Osuna, ovvero una struttura situata a 90 km da Siviglia. E questo è solo uno di tantissimi esempi. Per farvelo capire meglio per i veri appassionati della serie, ci sono veri e propri pacchetti turistici per scoprire tutte le location di questo film. E ovviamente io so sta cosa perché è stata la mia fidanzata a trovarla. E mi ha già fatto una testa così. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto. E piccolo spoiler, questo sarà l'incipit di alcuni videovlog in giro alla ricerca di questi posti. Vabbè, a parte questo, vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione trovate Instagram, dove ultimamente sto iniziando a postare roba, quindi seguitemi. Ringrazio anche la mia fidanzata per avermi dato una mano. E noi ci rivediamo, come sempre, con un prossimo video. Ciao a tutti.